sempre legato alla lettura della mia vita il senso della musica. Cioè io ho portato le cose che ho vissuto o che ho visto vivere, comunque ho pescato nel lago della vita, perché poi non dimenticate che i sentimenti li proviamo tutti e sono gli stessi. Cioè non è che uno non ha trovato la paura, lo sconforto, la solitudine, l'amore, cioè tutti proviamo i sentimenti, quindi conosciamo istintivamente se ti arriva una cosa autentica o no. Io ho scritto una canzone che si chiama Senza Luce, che racconta di un poveraccio che è stato abbandonato da suo amore, che si sta bevendo al ristorante l'ultimo bicchiere di vino, mezzo di pronto, e poi lo accompagna il cameriere dalla sua vice per toccarlo fuori, e poi lui paga una prostituta non per fare qualcosa, perché per avere una donna di fianco e per immaginare che ci sia ancora lei. Questa canzone, a parte il livello musicale che è straordinario, meraviglioso, però ha fatto un successo enorme. Cioè, voglio dire, ha dato delle emozioni. C'è una canzone che ho scritto di David Bowie, no? Che si chiamava Home Space Oddity. Era una canzone che parlava di un comandante di una navicella spaziale che dava ordine al suo pilota. È diventata ragazzo triste e ragazza triste. Allora, Bertolucci ci ha fatto un film dove esplode la canzone in un momento particolare che è veramente da un'emozione fortissima. David Bowie ha cantato la canzone in italiano e ha avuto un grande successo. Quindi voglio dire, un ragazzo solo, una ragazza solo non è una canzone d'amore, capisci? Perché sono due persone smarrite in una città, però l'emozione arriva da quello che ti dà emozione, che può essere l'amore, che può essere... Ma non c'è un, come dire, non è la ricetta di una torta, ti può arrivare da tutte le parti, quando la senti, quando provi l'emozione. Alla canzone, le parole, se togliamo la musica, le parole possono essere considerate poesia, possono essere considerate letteratura, mentre noi ce lo stavamo chiedendo nelle scuole, è arrivato il premio Nobel a Papa Pio, che quindi è già una risposta. Quindi io lancio a te la domanda, è le canzoni che tu hai scritto, le tue parole e quello che quindi puoi tramandare come insegnamento ai giovani, possono essere considerate poesia? No, questo non devo dire io, che l'ho scritto, questo lo devo dire gli altri. Comunque, se volete sapere, è molto semplice la risposta, l'ho mandato al Nobel, dato a Dylan dopo 20 anni, voglio dire, c'è stata ovviamente una difficoltà iniziale non dovuta alla qualità, ma dovuta al fatto di considerare i testi delle canzoni a livello di poesia. Alcune poesie, per esempio, che hanno una raffinatezza letteraria, culturale, però alla fine non ti danno emozione, non conta niente. È una canzone che ti trasmette. Beh, no, che trasmette un'emozione, c'è un testo, in fondo testi, sono sempre testi, ragazzi, scritti così o cantati, non cambia niente. Cioè, se ti permette un'emozione ha un valore poetico. Canzone di grande successo la conoscono i 20 milioni. Non dimentichiamo che non sono canzonette e basta, quindi non meritano un disprezzo culturale che poi non ha senso. Penso che la cultura popolare sia fondamentale in un paese, perché dal livello della cultura popolare dipende il livello della gente. E che ha deciso che Mozart è il più grande, uno dei più grandi Verdi? La gente è, la gente. Cioè, è sempre stato il grande filtro, è tutta la massa di gente che tramanda la cultura da padre e figlio. È questo che fa emergere, quello che è bello e rimane bello per tutti.